Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Werner ha un infarto, la svolta di Max. News al cardiopalma si evincono, dai nuovi spoiler bavaresi. Werner Salfield avrà un malore che lo costringerà ad una delicatissima operazione chirurgica al cuore. In concomitanza a ciò, Cornelia Holle deluderà profondamente Robert, che deciderà di chiudere la sua storia d'amore. Ma ancora. Max Richter deciderà di entrare in politica, iniziando così una nuova avventura. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Werner avrà un collasso. Momenti drammatici preannunciano gli episodi tedeschi attualmente in onda, in Germania. Uno dei personaggi storici della soap, Werner Salfield, avrà un malore. E per lui sembrerà essere arrivata la fine. Come ben sapete, il ricco albergatore è stato colui che ha contribuito al successo del Fürstenhof, facendolo diventare uno dei migliori hotel d'Europa. Tutto questo, fino all'arrivo della crudele e spietata Arianne Kallenberg che, per vendicarsi del suo più acerrimo nemico Christoph Salfield, ha fatto di tutto per minare all'immagine dell'albergo. Non riuscendo nella sua impresa, la donna ha poi messo in atto un piano diabolico, volto ad ingraziarsi Robert. E così, grazie ai suoi infimi giochetti, riuscirà prima ad allontanare l'uomo dal resto della famiglia. Poi, lo sedurrà, facendogli credere di essere fratellastro di Cornelia Holle, in quanto figlia di Werner. E non solo. Gli farà anche credere di aspettare un bambino da lui. Scoperte tutte le sue malefatte, nonché una falsa gravidanza, la rossa finirà in carcere. Robert e Cornelia, però, non riusciranno più a rifarsi una vita a Big Lime e, per meglio dimenticare, decideranno di lasciare la città e di trovare fortuna altrove. Werner non prenderà bene la partenza del suo amato figlio. E si alleerà con Eric e con Christoph per condannare definitivamente la Dark Lady per tutti i crimini commessi. Questa volta, dopo svariate uscite dal carcere, la Kallenberg verrà definitivamente consegnata alla giustizia. Dalla sua cella, però, troverà comunque il modo di vendicarsi dei suoi nemici. Ed infatti, cederà le sue quote ad una nuova antagonista di Christoph, una donna senza scrupoli e cattiva di nome Alexandra Schwarzbach. Comunque sia, dopo il tramonto dell'odiata Arianne, Werner non farà altro che sperare nel ritorno del figlio. E, dopo alcuni giorni dall'arresto della sua ex, Robert telefonerà al padre, annunciandogli il suo ritorno. A dispetto dei pronostici, Cornelia non ne vorrà sapere di rimettere piede a Big Lime. La donna, infatti, sarà ancora troppo scioccata dai brutti momenti che Arianne le ha fatto patire. Werner, quando lo scoprirà, farà di tutto per convincere la nuora a darsi un'ultima chance, ma non ci sarà nulla da fare. L'anziano albergatore, però, non si perderà d'animo e così, un giorno, durante una conferenza stampa, deciderà a organizzare un party di primavera, sperando così di catturare l'attenzione della Holle. Ma ecco il colpo di scena. Dalla gioia si passerà al dolore più cupo perché il vecchio Salfield collasserà sotto gli occhi giornalisti ed albergatori. Robert starà malissimo per le condizioni dell'amato papà, soprattutto quando i dottori dichiareranno le condizioni dell'uomo gravissime. Werner sarà trasportato d'urgenza in ospedale ed operato prontamente. Sarà la fine per lui? Le primissime indiscrezioni non lasciano ben sperare. Ed il terribile accaduto influenzerà negativamente la vita di tutti i suoi cari, compresa quella di Robert e Cornelia. Ed il perché è presto detto. In tensione per le sorti di Werner, Robert chiederà alla sua fidanzata di raggiungerlo in città per stargli accanto. Lei, però, non ne vorrà sapere di preparare i bagagli. La risposta della donna lascerà Robert molto amareggiato, tanto che, una mattina, il giovane si recherà al capezzale del padre per confessargli di essere molto confuso e deluso. E, seppur dispiaciuto, non vedrà altra scelta se non quella di chiudere definitivamente con la Holle. La coppia troverà il modo di ritrovarsi? E soprattutto, Werner si riprenderà? Saranno i prossimi spoiler a darci informazioni più dettagliate. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Max stila un programma politico. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci sul personaggio di Max Richter, per il quale è prevista una grande sfida professionale. L'affascinante fitness trainer entrerà in politica, sorprendendo tutti.
Prima di questo, però, il giovane e Vanessa affronteranno una gravissima crisi di coppia, tanto che la loro storia d'amore sembrerà irrecuperabile. Alla fine, però, l'amore trionferà su tutto e i due vivranno anche una esperienza indimenticabile, in quanto, per qualche settimana, sperimenteranno una esperienza inaspettata. Diventeranno genitori affidatari. Dopo questa dolcissima parentesi, ecco che sulla Sun Bachelor calerà il buio. La giovane non solo verrà licenziata, ma rischierà anche di morire nel corso di un bruttissimo incidente. Trascorse alcune settimane, la nostra Vanessa si riprenderà e ci apparirà più forte e tenace che mai. Alphonse ed Hildegard la sproneranno a pensare al proprio futuro lavorativo e le suggeriranno di seguire alcuni importantissimi corsi di formazione. La giovane inviterà anche Max ad interessarsi a nuove cose, ma il fitness trainer non ne vorrà sapere di cambiare la sua routine. Il Richter, infatti, dirà di essere appagato e soddisfatto del proprio lavoro e dei propri hobby e ribadirà di non aver bisogno di investire il proprio tempo libero in lezioni e corsi di vario genere. La Sun Bachelor, testarda qual è, non ne vorrà sapere di mollare la presa e così, un pomeriggio, gli organizzerà un incontro con Robert. Purtroppo, non tutto andrà come previsto, in quanto nemmeno le parole del ricco albergatore basteranno a motivare l'atleta. Vanessa, delusa dalla totale mancanza di aspettative e di ambizione del suo amato, deciderà di allontanarsi da lui. E sarà così che gli spoiler annunciano un colpo di scena inaspettato. Max affermerà di voler entrare in politica, sua grande passione. Vanessa faticherà a credere ad una cosa del genere e si sentirà presa in giro. Il fratello di Jerry, però, nel giro di pochissimi giorni, non solo dimostrerà il contrario, ma comincerà addirittura a lavorare ad un programma politico di successo. E, sorprendentemente, mentre Vanessa valuterà la sua decisione con scetticismo, Alphonse ed Hildegard saranno dalla sua parte e... non solo. Perché le loro idee ispireranno non poco il ragazzo? Max diventerà un politico affermato? È tutto da vedere, alle prossime news. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.